Dal Vangelo secondo Luca. Quando furono compiuti i giorni della loro purificazione rituale, secondo la legge di Mosè, Maria e Giuseppe portarono il bambino Gesù a Gerusalemme per presentarlo al Signore, come è scritto nella legge del Signore: ogni maschio primogenito sarà sacro al Signore, e per offrire in sacrificio una coppia di tortore o due giovani colombi, come prescrive la legge del Signore. Ora, a Gerusalemme c'era un uomo di nome Simeone, uomo giusto e pio, che aspettava la consolazione di Israele, e lo Spirito Santo era su di lui. Lo Spirito Santo gli aveva preannunciato che non avrebbe visto la morte senza prima aver veduto il Cristo del Signore. Mosso dallo Spirito, si recò al Tempio e, mentre i genitori vi portavano il bambino Gesù per fare ciò che la legge prescriveva a suo riguardo, anch'egli lo accolse tra le braccia e benedisse Dio dicendo: «Ora puoi lasciare, oh Signore, che il tuo servo vada in pace, secondo la tua parola, perché i miei occhi hanno visto la tua salvezza preparata da te davanti a tutti i popoli, luce per rivelarti alle genti e gloria del tuo popolo Israele». Il padre e la madre di Gesù si stupivano delle cose che si dicevano di lui. Simeone li benedisse e a Maria, sua madre, disse: «Ecco, egli è qui per la caduta e la risurrezione di molti in Israele e come segno di contraddizione. E anche a te una spada trafiggerà l'anima, affinché siano svelati i pensieri di molti cuori». C'era anche una profetessa, Anna, figlia di Fanuele, della tribù di Aser. Era molto avanzata in età. Aveva vissuto con il marito 7 anni dopo il suo matrimonio. Era poi rimasta vedova e ora aveva 84 anni. Non si allontanava mai dal Tempio, servendo Dio notte e giorno con digiuni e preghiere. Sopraggiunta in quel momento, si mise anche lei a lodare Dio e parlava del bambino a quanti aspettavano la redenzione di Gerusalemme. Quando ebbero adempiuto ogni cosa secondo la legge del Signore, fecero ritorno in Galilea, alla loro città di Nazaret. Il bambino cresceva e si fortificava, pieno di sapienza, e la grazia di Dio era su di lui. Ogni maschio primogenito sarà sacro al Signore. Oggi 2 febbraio è la festa della presentazione di Gesù al Tempio. Abbiamo già meditato questo brano evangelico nel periodo natalizio. Oggi la Chiesa ce lo presenta in un contesto diverso, a 40 giorni di distanza dalla nascita di Gesù, così come prevedeva la legge mosaica nel libro del Levitico e che Luca qui ricorda. Il Signore Dio, attraverso Mosè, chiedeva agli israeliti di consacrargli il maschio primogenito. Gesù è il primogenito di Maria e Giuseppe, ma anche il primogenito, o meglio, l'unigenito di Dio Padre. Perciò, da sempre e per sempre, è consacrato a fare la volontà del Padre. Per questo si è fatto uomo, incarnandosi nel grembo di Maria.
La festa liturgica di oggi non è rivolta solo a meditare la vita consacrata di Gesù. Questo giorno è diventato anche la festa per i religiosi e le religiose che si consacrano al Signore. È per noi l'occasione di rendere grazie a Dio della vocazione religiosa e per chiedergli la grazia di perseverare nel bene. Per tutti i cristiani è l'opportunità di chiedere al Signore che mandi operai santi a lavorare nella sua vigna.